salute per il figlio. Signore, rimprovera un po' tutti, ma anche lui. Se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Il funzionario, invece di tacere e star zitto, va avanti e gli disse: Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. E Gesù gli rispose: va, tuo figlio vive. Sono tre cose che per fare una vera preghiera ci vogliono. La prima è la fede, se non avete fede. E tante volte la preghiera è soltanto orale, dalla bocca in fuori, ma non viene dalla fede del cuore, no? O una fede debole. Pensiamo a un altro papà, a quello del figlio indemoniato, no? Quando Gesù rispose: tutto è possibile a quello che crede. Il papà, come dice, chiaramente: credo, ma accresce la mia fede. La fede nella preghiera. Pregare con fede, sia quando preghiamo fuori, quando veniamo qui, ma il Signore è lì. Ma ho fede o è un'abitudine già? Stiamo attenti nella preghiera, non cadere nell'abitudine senza la coscienza che il Signore c'è, che sto parlando col Signore e che Lui è capace di risolvere il problema. La prima condizione per una vera preghiera è la fede. La seconda condizione che lo stesso Gesù ci insegna è la perseveranza. Alcuni chiedono e poi, ma non viene la grazia, non hanno questa perseveranza, perché nel fondo non hanno bisogno o non hanno fede. E Gesù stesso ci insegna la parabola di quel signore che va dal vicino a chiedere pane a mezzanotte, no? E la perseveranza a bussare la porta. O la vedova col giudice iniquo, no? Insiste, 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 è perseveranza. Fede e perseveranza vanno insieme, perché se tu hai fede, tu sei sicuro che il Signore ti darà quello che chiede. E se il Signore ti fa aspettare, bussa, 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 alla fine il Signore dà la grazia. Ma non lo fa questo il Signore per farsi l'interessante o perché dica meglio che attenda, no. Fa per il nostro bene, perché prendiamo le cose sul serio. Prendere sul serio la preghiera. Non come i pappagalli, no? Bla 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 e niente di più. Lo stesso Gesù ci rimprovera. Non siate come i pagani, che credono l'efficacia della preghiera è nelle parole, tante parole, no? No? E la perseveranza lì, e la fede. E la terza cosa che fa, che Dio vuole della preghiera, è il coraggio. Ma qualcuno può pensare, ma ci vuole coraggio per pregare e per stare davanti al Signore? Ci vuole. Il coraggio di stare lì chiedendo e andando avanti. Anzi, quasi, quasi, non voglio dire un'eresia, ma quasi come minacciando il Signore. Coraggio di Mosè davanti a Dio, quando Dio voleva distruggere il popolo e a lui farlo capo di un altro popolo. Dice, no. Io col popolo, coraggio di Abramo,
quando negozia la salvazione di Sodoma. E se fossero 30, se fossero 25, se fossero 20, lì, coraggio. Questa virtù del coraggio ci vuole tanto, non solo per le azioni apostoliche, ma anche per la preghiera. Fede, perseveranza e coraggio. In questi giorni che è necessario pregare e pregare di più, pensiamo se noi preghiamo così, con fede che il Signore può intervenire, con perseveranza e con coraggio. Signore, non delude, non delude. Ci fa aspettare, prende il suo tempo, ma non delude. Fede, perseveranza e coraggio.